Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video leggermente diverso dal solito perché voglio parlarvi di un viaggio particolare che ho fatto e che si può definire a metà tra turistico e spirituale. Sono andata a Lourdes e sono andata principalmente perché volevo visitare il santuario di Lourdes. Però prima di entrare nel vivo e di raccontarvi tutta la mia esperienza, voglio fare tre premesse importanti. La prima è che per me andare a vedere un santuario è una cosa normalissima, perché io sono molto attratta dai santuari, dalle chiese, dalle abbazie, dai monasteri, quindi io vado spesso, proprio per motivi turistici, a visitare dei santuari, appunto delle chiese, come vi dicevo prima, quindi questi edifici religiosi. Molto spesso sono meta dei miei viaggi, quindi per me diciamo che non è una cosa eccezionale, anzi, se io sono in una località di vacanze, vengo a sapere che vicino c'è un santuario, piuttosto che un'abbazia, piuttosto che qualcosa di simile, è molto molto probabile che io vada a visitarla e quindi questo è importante che voi lo sappiate perché vorrei che inquadraste questo mio viaggio nel giusto contesto e che non vi faceste l'idea di una cosa super mistica e super religiosa perché non è stato quello l'obiettivo del viaggio. La seconda cosa importante, che è una delle mie tante stranezze, è che colleziono articoli religiosi di piccole dimensioni, quindi non immaginatevi che io abbia in casa delle statue giganti o dei crocifissi giganti, assolutamente no. Colleziono degli articoli religiosi di piccole dimensioni che custodisco qua dentro, in questa scatola, quindi ho dei rosari, ho delle immaginette, classici santini, quelli che sono dipinti con il santino, ho delle magari medagliette, delle cartoline, delle cose di questo genere. Le colleziono da tantissimo tempo, mi piacciono tantissimo. E quindi diciamo che nel mio viaggio c'è stato anche l'acquisto di alcune cose che poi alla fine del video vi farò vedere perché mi sono portata a casa un po' di souvenir, chiamiamoli così, religiosi per arricchire la mia collezione. E la terza premessa, che forse è la più importante, anche se la metto per ultima, è che io sono una persona credente ma non praticante. Quindi non immaginatevi una persona che va a messa tutte le domeniche, che segue i dettami della Chiesa pedissequamente o che si mette il velo in testa quando entra in chiesa. Assolutamente no. Io sono credente, ma vivo la mia religione, la mia fede, in un modo molto particolare, molto fuori dal comune, diciamoci la verità, perché non sono una tradizionalista, anzi, molto spesso quello che dice la Chiesa non mi piace neanche più di tanto, perché molto spesso io tante cose non le condivido, non mi piace particolarmente l'ambiente clericale, però questo non significa che io non abbia fede. Quindi è importante sottolinearlo perché non sono certo una persona che va in giro con il rosario al collo a dire preghiere 24 ore su 24, assolutamente no. Però sono credente, ho fede, qualche volta vado a messa, qualche volta prego, però lo faccio in un modo comunque molto molto tranquillo, diciamo, senza esagerare e poi in realtà a messa ci vado poche volte, ci vado magari la vigilia di Natale, ci vado magari a Pasqua, ci vado se c'è qualcosa di particolare, ma generalmente non sono una persona che frequenta la chiesa, non ho neanche mai frequentato la chiesa dal punto di vista, diciamo, più sociale, non sono mai stata iscritta a nessun circolo cattolico religioso, non sono mai andata a fare quei viaggi che magari ogni tanto la chiesa organizza. Non sono mai stata negli scout, ho fatto la comunione in età adulta, quindi io la mia prima comunione l'ho fatta che avevo passato i 20 anni e l'ho fatta per scelta mia personale, quindi non l'ho fatta da bambina, l'ho fatta poi da adulta, stessa cosa per la cresima, quindi diciamo che sono un po' anomala, se vogliamo dirla così. Detto questo, che era importante dire e sottolineare perché davvero vorrei che voi metteste questo mio viaggio nel giusto contesto e nella giusta realtà. Quindi
Quindi detto questo, vi voglio raccontare com'è andata. Intanto io ero molto attratta da tantissimo tempo da Lourdes, sia come paesino e sia proprio per la presenza del santuario. Sicuramente voi tutti sapete già benissimo il motivo per il quale Lourdes è tanto famosa e perché c'è un santuario. Però ne sono sicura che lo sapete, però io in questo video voglio dare delle informazioni il più complete possibile e quindi vi dico brevemente il motivo per cui Lourdes è così famosa. Nel 1858 una ragazzina di 14 anni che si chiamava Bernadette Soubirous ha avuto delle apparizioni della Vergine Maria. Queste apparizioni sono state riconosciute ufficialmente dalla Chiesa. Bernadette era una ragazza semplicissima, era diciamo una pastorella in un certo senso, però era davvero semplice, non parlava nemmeno in francese, parlava solo il dialetto di Lourdes, non sapeva leggere e scrivere quando ha avuto le apparizioni, poi ha imparato dopo. E insomma, era veramente, veramente semplice e viveva in una situazione di assoluta povertà perché i genitori erano veramente molto, molto poveri. Una volta, una giornata molto fredda, lei si era offerta di andare a raccogliere della legna che si trovava in una grotta che veniva chiamata la grotta di Massabielle, perché era una zona, diciamo, che rimaneva un pochino ai margini del paese. In questa grotta si poteva trovare della legna e si potevano trovare delle ossa, perché era una grotta in cui spesso andavano a morire degli animali e sembra che le ossa fossero molto efficaci se bruciate nella stufa, molto più efficaci della legna. Quindi lei, in cerca di queste cose da bruciare poi nella stufa, era andata appunto alla grotta di Massabielle e ha avuto la sua prima apparizione. La Vergine Maria le è apparsa e da quella volta lei ha avuto poi 18 apparizioni. In una di queste apparizioni le era stato chiesto esplicitamente di andare lì per 15 giorni, quindi di recarsi alla grotta per 15 giorni. Lei ha fatto così e in uno di questi 15 giorni la richiesta che le è stata fatta è stata quella di scavare con le mani nel terreno, proprio lì, in questa grotta. Lei ha scavato e ha trovato l'acqua, che una donna che aveva una mano paralizzata da tanti anni è andata, in questa grotta, ha immerso la mano dentro la fonte con l'acqua ed è miracolosamente guarita perché la mano è tornata normale, ha cominciato a muoverla, ha percepito proprio che tornava alla sensibilità e questo è stato riconosciuto ufficialmente come il primo miracolo di Lourdes, quindi avvenuto nel 1858. Quest'acqua sembra comunque essere tutt'oggi un'acqua miracolosa perché su alcune persone ha davvero avuto degli effetti estremamente benefici e alcune persone sono state proprio miracolate. Questi miracoli sono stati riconosciuti, quindi non sono cose che vi sto dicendo io, non sono leggende, sono cose che sono state proprio dichiarate in modo ufficiale dalla Chiesa. Quindi Lourdes è famosa per questo motivo, per le apparizioni avute da Bernadette Soubirous. Poi ovviamente la storia di Bernadette sarebbe molto più ampia, però io voglio parlarvi in realtà del mio viaggio, della mia esperienza. Questa era una piccola premessa che mi sono sentita di fare per farvi inquadrare ancora meglio il contesto. Quindi io sono arrivata a Lourdes, che comunque è un bellissimo paesino alle pendici dei Pirenei, quindi è anche paesaggisticamente molto affascinante perché è tra le montagne, quindi è veramente un bellissimo paesino. Io sono arrivata a Lourdes, abbiamo alloggiato in un residence molto semplice, quindi non siamo stati a guardare troppo che fosse, non so, 5 stelle o chissà che cosa, ma volevamo un luogo più che altro vicino al santuario e vicino al paese per non dover prendere tutte le volte la macchina. Quindi siamo arrivati in questo residence che in realtà non era niente di particolare, era proprio terra terra, semplice semplice, però insomma era pulito, era tranquillo, ci siamo trovati abbastanza bene. Sono arrivata e la prima sensazione che ho avuto è stata quella di un senso di pace, ancora prima di andare a vedere il santuario. Era proprio il paesino in sé
che mi trasmetteva questo senso di pace, perché è un paesino silenzioso, non ci sono particolari rumori, anche se è frequentatissimo perché è pieno di gente, però è silenzioso, è tranquillo, la gente passeggia piano, lentamente, quindi c'è proprio questa sensazione di tranquillità. E quindi è stata subito un'impressione positiva. La prima cosa che abbiamo fatto è stata recuperare una mappa, che vi faccio vedere, questa qua, in modo da andare subito a vedere il santuario. Vi faccio vedere un attimo la mappa per farvi darvi un'idea di quanto è grande Lourdes. Lourdes è questa, spero che la vediate. Come potete vedere, non è neanche così piccola, nel senso che comunque è abbastanza vasta. Il santuario si trova qui, vedete, si trova qui. Noi alloggiavamo in questa strada qua, che se trovo vi faccio vedere. Ecco, noi alloggiavamo qua e il santuario è qua, quindi eravamo proprio a 10 minuti di distanza. E ad altrettanti 10 minuti c'è il centro del paese, che è questo col quadrato, circondato dal quadrato, eccolo qua. Questo tanto per darvi l'idea. Questo è il santuario, che è abbastanza grande, devo dire. E è abbastanza ricco di attività e di cose. Poi, una volta entrati nel santuario, ci siamo fatti dare un'altra mappa, che è proprio quella del santuario stesso, quindi vedete, è questo, come vedete è abbastanza grande. E poi dietro ci sono gli orari delle varie attività, perché ci sono diverse attività che voi potete fare a Lourdes. Ovviamente nessuno vi obbliga a fare niente, potete anche semplicemente visitare la chiesa e andare via. Però se volete partecipare un pochino di più, ci sono diverse cose che vengono fatte. Noi il primo giorno diciamo che abbiamo dato semplicemente un'occhiata. Abbiamo visitato la chiesa, il santuario, che è veramente enorme perché è su due piani, quindi c'è una parte sotto, una parte sopra. Poi ci sono delle altre cappelle che rimangono sparse, diciamo, ai margini, dove in una di queste abbiamo seguito la messa in italiano e poi ovviamente c'è la grotta. La grotta è molto particolare, poi ve ne parlo dopo. Quindi il primo giorno abbiamo visto appunto le chiese, abbiamo fatto un giro, abbiamo dato un'occhiata, abbiamo preso l'acqua perché a disposizione di tutti ci sono un sacco di fontanelle che voi potete utilizzare, nel senso che potete prendervi l'acqua. Ovviamente fuori dal santuario ci sono un sacco di negozi che vendono articoli religiosi, che vendono le bottigliette di vetro da riempire con l'acqua, quindi quello sicuramente non manca e potete acquistare tutto quello che volete. Noi abbiamo acquistato le bottigliette di vetro e abbiamo preso l'acqua. Poi io avevo anche una bottiglia classica di quelle di plastica dell'acqua minerale e ho preso anche l'acqua da bere. Devo dire che è un'acqua veramente leggera, è molto buona da bere, mi è piaciuta tantissimo, è un'acqua che mi ha dato subito un'impressione di leggerezza, quindi l'ho bevuta veramente molto molto volentieri. Abbiamo preso l'acqua, come dicevo, e poi siamo andati verso la grotta. La grotta è veramente un luogo particolare che vi stupirà abbastanza. Non tanto per la sua, diciamo, estetica, perché esteticamente è una grotta dove in una nicchia piccolina c'è una statua della Vergine Maria e poi ci sono delle candele che sono messe ad albero. Quindi è carina, ma comunque è una grotta con la Madonnina, inserita nella nicchia e con le candele. Ma quello che colpisce è proprio il senso di fede delle persone che vi circondano. Voi, se volete, potete fare il giro all'interno della grotta e molte persone toccano il muro, perché è comunque un muro che è considerato sacro, è considerato comunque benedetto, perché il muro di quella grotta ha ospitato le apparizioni e quindi ovviamente ha un significato simbolico, un significato di fede, un significato religioso molto particolare. Io devo dire che ho toccato il muro due volte, perché noi abbiamo fatto il giro della grotta due volte e sono stata molto colpita perché quando voi toccate la roccia vi rendete conto di quanto sia liscia. È così tanto liscia perché le persone in tutti questi secoli
hanno toccato il muro, quindi lo hanno toccato talmente tante volte che hanno levigato la roccia, quindi è proprio liscia da toccare ed è una cosa molto particolare. Poi all'interno della grotta, in una teca di vetro, c'è la sorgente originale, quindi quella che era stata trovata nel 1858, che è protetta da un vetro, però voi potete vedere l'acqua che sgorga. E lì vedete delle scene particolari, perché c'è chi semplicemente, come abbiamo fatto noi, fa il giro della grotta, tocca il muro, magari fa il segno della croce, dice una preghiera, però qualcosa di molto tranquillo. E poi ci sono persone, devo ammettere, che mi hanno colpito tanto perché manifestano proprio una grandissima fede, ma dall'altra parte anche una grande disperazione, perché io ho visto persone nella grotta attaccarsi proprio al muro, appoggiare la testa, magari piangere, quindi delle situazioni veramente che colpiscono, almeno questo nel momento in cui ci sono stata io, poi ovviamente io non posso sapere gli altri giorni come sia, però in quel momento io ho visto veramente delle persone attaccarsi quasi alla grotta, come quasi, come se fossero proprio veramente disperate, ed è stato particolare, è stato molto forte. Però, nonostante questo, io non ho sentito disagio, io continuavo comunque a sentire un senso di grande serenità. Quindi, pur vedendo quelle situazioni lì, mi sentivo serena, mi sentivo tranquilla ed è questa la cosa particolare, perché la stessa scena vista in un altro luogo, in un altro contesto, sono sicura che mi avrebbe commossa, che mi avrebbe colpita, che mi avrebbe fatto soffrire. Invece, in quel momento io non ho sentito sofferenza, ma pace, speranza, tranquillità. Ed è stato molto molto strano. E questo è stato il mio momento, diciamo, nella grotta. Poi la sera siamo andati ad assistere alla processione delle candele. Ogni sera alle 21 fanno la processione delle candele ed è una cosa molto molto suggestiva perché ci sono tutte le persone con la candela accesa in mano che nel buio praticamente si muovono e vanno in processione verso il piazzale principale dove poi si trova il santuario. Ed è una cosa particolare, viene recitato il rosario durante questa processione, ci sono dei canti, è molto molto bella da vedersi, veramente particolare, mi ha colpito moltissimo ed è stata proprio una cosa che ho visto molto volentieri. Il giorno dopo invece abbiamo fatto una cosa un pochino meno religiosa, diciamo così, perché siamo andati a vedere il lago di Lourdes. È un lago carino, veramente carino, c'è un percorso che voi potete fare se volete che gira intorno al lago, però tenete presente che è lungo perché sono 6 km, infatti noi ne abbiamo fatto solo un pezzettino, quindi abbiamo camminato un pochino lungo le sponde del lago e poi siamo finiti in una strada, diciamo, che era praticamente contornata da campi di grano, quindi era veramente una cosa particolare, carina. E se volete potete mangiare lì dove c'è un ristorante che fa pesce di lago, insomma una cosa molto carina. Il pomeriggio abbiamo deciso di vedere il paese di Lourdes, quindi non il santuario, ma proprio il paesino. E in questo paesino voi trovate tutti i negozi che vendono articoli religiosi, ce ne sono tantissimi, veramente tantissimi, però devo dire che non mi ha dato nessun fastidio, quindi tante persone si lamentano perché c'è troppo consumismo, però a me sinceramente non ha dato fastidio, anzi mi sembravano negozi carini, li ho anche visti volentieri. Al centro del paese c'è la chiesa che contiene il fonte battesimale di Bernadette, quindi potete vedere il luogo in cui lei è stata battezzata. Inoltre, sempre nella chiesa, in particolare nella cripta, è sepolto quello che nel 1858 era il parroco del paese, che in qualche modo è stato molto vicino a Bernadette. Poi siamo andati a vedere la casa natale di Bernadette, nella quale è stato allestito, diciamo, un museo, quindi siamo andati anche lì. E poi siamo tornati al santuario ad accendere una candela. C'è tutta un'area dedicata all'accensione dei ceri e delle candele che si trova oltre il ponte, quindi dovete superare la grotta, dovete superare le piscine, poi delle piscine ve ne parlo dopo, attraversare il ponte vi trovate proprio in questa area dedicata alle candele. Sono come delle piccole gallerie con tutte queste candele accese. Ci sono anche dei ceri giganteschi con dei messaggi di ringraziamento, con delle preghiere attaccate sopra. Quindi
quindi è veramente una cosa particolare. Noi abbiamo scelto una candela piccola in realtà, era una candela abbastanza lunga però sottile. Abbiamo deciso che comunque era il gesto che ci interessava, non tanto la dimensione della candela. L'abbiamo accesa insieme, quindi è stato un momento molto intenso, molto particolare, di forte unione. Abbiamo acceso questa candela, l'abbiamo posizionata ed è stato talmente forte il momento che io ho voluto fare una foto a questa candela per portare con me il ricordo a casa. In qualche modo volevo che quell'immagine rimanesse immortalata e quindi ho fotografato proprio la nostra candela. Ed è stata una cosa veramente bellissima. E qui diciamo che in un certo senso termina la mia esperienza a Lourdes, però ci sono delle cose che voi volendo potete fare, quindi delle attività ulteriori da fare che io non ho fatto ma che sono possibili. Una di queste è la visita alle piscine o il bagno nelle piscine. Devo fare una precisazione, vengono chiamate piscine, però in realtà non dovete immaginarvi la classica piscina, quella diciamo dove andate a nuotare o a prendere il sole. In realtà sono delle vasche, proprio come delle vasche da bagno, che sono divise, hanno dei separé, quindi c'è in ogni separé una vasca singola, sono in tutto 17. E lì potete immergervi nell'acqua per pochi secondi e poi uscire, quindi è un'immersione velocissima. Vi viene fornito un telo che vi copre il corpo, perché comunque dovete spogliarvi completamente, mettervi questo telo, i volontari vi aiutano ad immergervi nella piscina e dopo pochi secondi venite tirati fuori. Ovviamente all'interno delle piscine viene messa l'acqua di Lourdes, quindi proprio quella della fonte di Lourdes. C'è una particolarità, anzi in realtà ce ne sono due. Una è che l'acqua è freddissima perché è un'acqua che più o meno si aggira intorno ad una temperatura di 10-12 gradi, quindi è un'acqua veramente gelida e l'immersione ha un forte significato di fede, di penitenza, di riconciliazione. Quindi chi sceglie di fare il bagno in queste vasche lo fa perché è un grande atto di fede e appunto di riconciliazione, di speranza, di rinascita. Quindi è un significato molto molto forte e profondo. Poi c'è un'altra cosa che vi volevo raccontare, diciamo così, sulle piscine di Lourdes e sull'acqua in particolare di Lourdes c'è una voce che gira, diciamo così, che è quella per cui se voi vi immergete nell'acqua di Lourdes poi uscite asciutti. Beh, questa è una cosa che è vera in parte, ma che in realtà ha una ragione scientifica, quindi non c'è niente di soprannaturale. In realtà la ragione è molto semplice. Come vi dicevo, l'acqua di Lourdes è molto fredda, 12 gradi. La temperatura corporea è di 37 gradi, quindi nel momento in cui voi immergete il vostro corpo nell'acqua di 12 gradi si crea un'escursione termica con il calore del corpo, quindi praticamente il calore del corpo asciuga l'acqua, perché quando c'è un'escursione termica così forte è un fenomeno praticamente chimico che accade, quindi uscite quasi completamente asciutti perché è il vostro corpo che asciuga. Non è proprio un essere asciutti completamente come se voi non vi foste immersi nell'acqua, però è un'asciugatura molto molto rapida rispetto invece a quando fate il bagno con l'acqua che ha una temperatura più vicina a quella corporea o comunque più elevata. Quindi la ragione, diciamo che non è miracolosa, particolare, soprannaturale, ma puramente scientifica. Questo è il motivo per cui si è quasi subito asciutti. Deve essere sicuramente un'esperienza molto particolare, ma io ho scelto comunque di non vivere questo tipo di esperienza. Devo essere onesta, io non mi sentivo di fare questa cosa perché comunque, come vi ho detto all'inizio, io mi vivo la mia fede in un modo molto molto personale, quindi ritengo di poter essere comunque vicina a Dio anche in altri modi, anche senza immergermi necessariamente nella vasca. E il secondo motivo, devo ammetterlo, è stato per la temperatura dell'acqua, perché io sono freddolosa all'ennesima potenza, quindi io non riesco proprio a pensare di immergermi in una vasca con l'acqua di 12 gradi. Però
perché non è una cosa che mi sento di fare. Io patisco proprio tanto il freddo, sto proprio male quando ho freddo, quindi non è una cosa che mi sentivo. Però sicuramente per chi lo fa, credo sia un'esperienza intensa. Poi ci sono delle altre cose che non ho fatto, ma più che altro per mancanza di tempo, che credo siano carine da fare, è la Via Crucis. Noi non l'abbiamo fatta per mancanza di tempo, ma mi sarebbe comunque piaciuto. Sono 15 stazioni monumentali con delle statue a grandezza naturale e ogni stazione rappresenta la vita di Gesù fino al momento della resurrezione. Quindi è proprio la classica Via Crucis. Si sale, si arriva fino a 1600 metri. Immersi nel bosco e quindi deve essere veramente una cosa bella e suggestiva, però è sconsigliata a persone con disabilità perché il percorso è molto scosceso e molto sconnesso. Ci sono comunque in tutto 115 statue di bronzo, quindi davvero è una cosa particolare. Se un domani dovessi tornare in quelle zone, non escludo magari di fare questo percorso. E poi un'altra cosa che vi dico più che altro per completezza di informazioni, ma io non ho visto questo luogo, però so che esiste, che c'è, ed è l'Associazione dei Medici Internazionali di Lourdes. Lì sono raccolte delle documentazioni, delle fotografie e soprattutto tutte le testimonianze delle guarigioni che sono avvenute a Lourdes dal momento delle apparizioni in avanti. Molte sono state riconosciute ufficialmente come guarigioni miracolose, quindi la Chiesa le ha proprio riconosciute. Sul numero c'è un po' di imprecisione, c'è chi dice che siano 69, c'è chi dice che siano 66, chi 67, comunque diciamo che all'incirca sono una settantina. E sono state appunto riconosciute. Però la cosa particolare è che in realtà ci sono tantissime testimonianze di persone che sostengono di aver avuto delle guarigioni miracolose, che non sono state riconosciute come tali dalla Chiesa, però sta di fatto che tantissime persone hanno avuto dei miglioramenti, hanno avuto delle guarigioni e lo hanno testimoniato. E sembra che in tutto siano addirittura 6.500. Ovviamente a partire dal 1858, quindi voi calcolate tutto questo tempo, però comunque 6.500 sono tante e in ogni caso che siano miracoli, che siano stati riconosciuti o meno, sta di fatto che 6.500 persone hanno dichiarato di essersi sentite meglio dopo il loro pellegrinaggio a Lourdes, quindi questa è comunque una cosa importante, perché quando una persona dice di sentirsi meglio, a prescindere dalla motivazione e da quello che ha causato questo miglioramento, è comunque una cosa bellissima, secondo me. E qui si conclude il nostro viaggio a Lourdes. È stata una cosa intensa, proprio a livello emotivo, a livello spirituale, mi è piaciuto tantissimo e ovviamente se siete delle persone attratte dai santuari, se siete credenti, se siete comunque curiosi, perché no? Perché a volte anche la curiosità magari che spinge a fare certe cose, io vi consiglio comunque di andare a vederlo. Piccola parentesi artistica, la chiesa è meravigliosa ed è in stile gotico, quindi se vi piace il gotico vi piacerà sicuramente anche quel santuario. Adesso velocemente vi faccio vedere che cosa ho comprato quando ero lì. Intanto ho preso l'acqua, quindi ho comprato i bottiglini di vetro piccolini. Perché questi poi me li tengo sul comodino, comunque li metto magari nella mia vetrina con i souvenir, però ho preso l'acqua. Ci sono tre diverse, diciamo tre diversi formati che ho scelto. Questo che è un po' più arrotondato, poi ho preso questo che è un pochino più quadrato e questo che l'ha scelto il mio compagno che è un pochino più cilindrico, un pochino più alto, diciamo. E tutti hanno la Madonnina disegnata sopra. Poi ho preso un segnalibro, questo qua. Ho preso un santino, eccolo qua, questo mi piaceva molto. Ho preso anche questo che è un pochino più grande e una cartolina con la foto di Bernadette. Poi ho preso un rosario di quelli classici da mettere al collo, eccolo qua, l'ho scelto rosa, vedete che è sul rosa. Qui ha ovviamente l'immagine della Madonnina e il crocifisso in fondo. Poi ho preso un altro rosario che però è più piccolo perché sono quei rosari da polso, questi qua sempre sul rosa, con la grotta questa volta e con il crocifisso.
E poi un'altra cosa che ho preso, e che ho preso uguale anche per mia mamma, è la medaglietta con la Madonna di Lourdes. Questa mi piaceva tantissimo perché è di questo azzurro intenso, quindi mi è proprio piaciuta tanto. E questi sono i souvenir, così vi ho fatto vedere anche quello che ho comprato per arricchire la mia collezione. Io mi fermo qui perché ho parlato tantissimo. Fatemi sapere nei commenti se siete mai stati a Lourdes, che impressione avete avuto. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.